Ciao ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero. Oggi vi voglio parlare dell'importanza della lettera di presentazione. Come dice la parola stessa, è una lettera che vi apre la via, vi presenta, prima ancora che chi riceve la vostra mail abbia la chance di decidere se aprire o meno il curriculum in allegato. Quindi è la prima cosa che in un programma di gestione mail, tipo Outlook, tipo mail di macOS, è la prima cosa che si vede, l'allegato è una scelta successiva. Quindi, tenendo presente questo, capite che importanza ha. È più importante ancora del curriculum, perché se la lettera di presentazione non è buona, aprire il curriculum potrebbe essere qualcosa che io, che sono dall'altra parte, decido di saltare. Quindi, scrivere la lettera di presentazione interessante serve a dare all'altra persona l'idea di dove abito, quali sono le mie aspettative, cosa ho da offrire, che esperienza ho fatto nel dettaglio per quel ruolo, e quindi questo è un punto cruciale. Se io ho magari fatto un'esperienza 5 anni fa di una cosa che poteva centrare qualcosa con quel ruolo e magari non è nel curriculum perché è un'esperienza vecchia o è stata solo per un mese o 2 settimane, io ho l'opportunità nella lettera di presentazione di dirla bene questa cosa e far capire che questa esperienza, a differenza di tutti gli altri che applicano, io ce l'ho e magari gli altri no. Quindi è una maniera per vendere bene le mie caratteristiche personali e, cosa molto importante, per chi è all'inizio e non ha esperienza, voi avete un vantaggio importante, il fatto di non essere legati a una richiesta salariale specifica. Quindi, dal minimo salariale in su, sarete contenti. Quindi questo va specificato, perché quando una persona legge dall'altra parte e non c'è scritto nessuna indicazione su salari precedenti, su aspettative e via dicendo, magari risulta essere un po' più difficile. E quindi se voi specificate che siete all'inizio della vostra esperienza lavorativa, è meglio così, l'azienda sa che andremo su quel target di prezzo, e quindi è un vantaggio, no? Quindi se un'azienda può pagare di meno la stessa cosa, perché dovrebbe pagare di più? Quindi la lettera di presentazione deve anche spiegare che se un luogo di lavoro, per esempio, richiede la macchina e voi non ce l'avete, dovete spiegare che siete disposti ad ottenerla una volta che avete effettivamente raggiunto l'obiettivo di questo posto di lavoro. Quindi deve un po' chiarire i dubbi, deve un po' rendere quel curriculum che magari è generico, che non si va a cambiare di volta in volta, va a essere quindi il collante, il gel che permette di diventare interessanti. E ricordatevi che è la primissima cosa che un recruiter legge. Quindi fatela bene, pensando che dall'altra parte c'è un umano, dall'altra parte non c'è un robot. E poi, se voi avete fatto bene il vostro lavoro di scrivere la vostra lettera e non venite chiamati, non sentite nulla, nessuno vi impedisce di mandare una nuova mail dicendo: scusami, caro recruiter, io ho scritto questa mail, per caso l'hai ricevuta? Cosa ne pensi del mio profilo? Hai già altri candidati in mente? Cercate di capire anche come mai non siete stati chiamati, non avete ottenuto una risposta, così immediatamente risulterete anche interessanti. Fatelo con educazione, ovviamente, perché se uno lo fa in maniera, come si dice, pushy, no? Continua a essere lì a chiedere costantemente, potrebbe ottenere l'effetto opposto. Però se uno lo fa con educazione, lasciando lo spazio e il tempo di reazione dall'altra parte, sicuramente potrebbe rimanere meglio in mente e farsi notare. Quindi davvero fatela bene questa lettera di presentazione, perché potrebbe fare la differenza e aprire porte che altrimenti resterebbero chiuse. Bene, spero che questo video oggi vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e per i prossimi argomenti davvero datemi ispirazione con i commenti qui sotto. Va bene, a presto, grazie ragazzi, ciao!